Allora, buonasera a tutti. Forse mi dovrei alzare, non so se si sente bene anche se sto seduta. Ah, giovani, noi che pieghiamo la schiena ai normanni e agli svevi, come già l'avevamo piegata ai saraceni, e ci vendemmo agli angioini e agli aragonesi, e ci prostrammo innanzi ai francesi e agli spagnoli. Provammo il bastone degli austriaci e poscia dei repubblicani di Francia. Ben sapere dovremmo ormai che chi non vive servo di un'idea, vive servo di un uomo. Vana è la gloria, infecondo l'ingegno, meschina la scienza che non ha patria, che non hanno ideali. Inutile il valore inefficace, la gagliardia che non siano adoprati a sostegno di un'idea. Queste parole sono state rivolte da Nicola Misasi ai giovani studenti del Liceo Telesio, dove lui insegnò, nella giornata di inaugurazione della bandiera italiana nel 1896. Guardando al passato della Calabria, invogliò i giovani a non essere più passivi. Nicola Misasi, anticipando Giovanni Gentile, badava alla maturità dello studente, voleva formarlo e non informarlo. E ciò gli riusciva facile perché il suo dire andava direttamente al cuore e poi all'intelletto, perché sapeva per esperienza personale quali sono le vie dell'apprendimento. Abbiamo voluto dare inizio alla 29ª edizione del premio letterario Galeazzo di Darsia, che ha come tema Nicola Misasi tra meridionalismo e verismo, con le parole rivolte da Nicola Misasi agli studenti per l'alto valore formativo in essere racchiuse, l'invito a far risorgere la dignità calabrese e ad opporsi all'ingiustizia del potere. Lo scrittore, a tal proposito, non me ne vogliono i familiari di Galeazzo di Tarsia, rimarcò la figura di Galeazzo di Tarsia dipingendolo come un prototipo della tirannia umana, nonostante la sensibilità dimostrata nel comporre le sue rime. Ecco che ancora una volta emerge la figura controversa di Galeazzo di Tarsia, figlio del suo tempo, che da barone compì vari soprusi sui cittadini belmontesi, spiriti indomiti, che lo denunciarono alla gran corte della vicaria e lo condannò alla relegazione nell'isola di Lipari, come poeta ha lasciato invece delle rime piene di sensibilità e bellezza. È stato proprio per mettere in evidenza l'opera poetica di Galeazzo di Tarsia che la Proloquo ha istituito nel 1993 sotto il patrocinio della rivista Calabria Letteraria e dell'amministrazione comunale il premio letterario Galeazzo di Tarsia. Galeazzo di Tarsia fu un poeta petrarchista del Cinquecento che scrisse le sue rime nel castello di Belmonte Calabro, all'epoca suo feudo baronale, anzi all'epoca castello di Belmonte, perché Belmonte non aveva ancora l'attributo calabro. Il premio ha avuto nel suo percorso due sole interruzioni, una nel 1994 per ragioni organizzative ed una nel 2020 a causa del Covid. È doveroso da parte mia ringraziare il presidente Filippo Verre e il sindaco Michele Scialis, che ebbero la felice intuizione di istituire il premio. Un grazie ancora va al presidente Antonio Alfonso Vaccaro, che nel 1995, dopo un anno di interruzione, ha voluto fortemente portare avanti l'iniziativa, affidandone il coordinamento al dottor Gabriele Turchi, che ha fatto sì che il premio giungesse fino a noi. I rapporti tra amministrazione comunale ed associazione sono molto delicati, perché ambedue i soggetti perseguono un obiettivo comune, che è quello della promozione del territorio. Però è altrettanto vero che seguono vie diverse. È necessario pertanto un continuo confronto, uno scambio di idee e talvolta anche lo scontro se si verificano posizioni contrapposte. Ma tutto deve avvenire nel rispetto reciproco delle persone e dei ruoli. È quello che fortunatamente accade a Belmonte. L'amministrazione ha sempre cercato la nostra collaborazione,
ha riconosciuto il ruolo della Proloco ed ha mostrato rispetto e considerazione per il lavoro svolto sul territorio. Ringrazio il sindaco, ingegner Roberto Veltri, e invito il presidente Capellupo a consegnargli in segno di riconoscenza la tessera Umbli. Allora, scusatemi, ma devo fare un passaggio importante. Questa tessera io l'ho consegnata anche fuori Italia. Nel momento in cui ho preso un premio in Ungheria, qualche mese fa, ho consegnato la tessera al presidente della regione di Nograd. E ho detto, questa è una tessera, quella dell'Ungheria, che rappresenta 6.200 associazioni. E sono 6.200 punti di riferimento che noi abbiamo in Italia che svolgono tutti una stessa funzione, quella di aiutare coloro i quali vogliono assolutamente conoscere i territori, nuovi territori, quindi telefonano, vogliono aiutati per trovare alberghi, vogliono aiutati per trovare le zone belle, o indirizzati per le cose più importanti. Ma oltre a questo, ormai, questa tessera ci serve per identificare un comportamento che è quello delle nostre associazioni che sono sempre al servizio della gente. Io la consegno a lei e ringrazio, sono onorato di ricevere questa tessera, sperando che questa possa essere ancora di più un pungolo a fare meglio come amministrazione, volgendo lo sguardo ancora di più a, come avete ben detto, alle associazioni e ai gli aspetti turistici, quindi a dare risposta a tutto il territorio calabrese, nazionale e internazionale. Grazie. Non so se il sindaco vuole dire qualcosa. Io do il benvenuto a tutti, ringrazio, mi associo alle parole del presidente Giovanna Ruggero nei ringraziamenti. Voglio esprimere il mio giudizio in merito a questa ottima e magnifica manifestazione culturale che è una delle più importanti che si svolge qua a Belmonte. Spero che ci siano altre manifestazioni come queste che si potranno svolgere partecipate anche d'inverno, perché così noi possiamo allungare il nostro periodo, diciamo, culturale. Non c'è periodo che possa essere prediletto per la cultura. Ogni momento è giusto, ogni momento deve essere partecipato e improntato verso la cultura. Il nostro borgo è pieno di sfaccettature, di vicoli, di aspetti, e rappresenta una visione per quanto riguarda la cultura. Ogni angolo è storia ed è cultura. Io ringrazio Maurizio Misasi, che ci siamo conosciuti a Cosenza, e a parte il nome siamo entrati in una confidenza unica, diciamo. Ringrazio l'avvocato, non mi ricordo il nome, Francesco Di Tarsia, notaio, perdonami, Francesco Di Tarsia e la signora Carola Di Tarsia per essere intervenuti. Ho fatto il contrario praticamente, notaio Francesco, avvocato Carlo, e do la parola a voi per il proseguo della serata. Grazie. I sindaci del comune di Belmonte Calabro sono tutti soci Proloco, per loro libera scelta. Naturalmente non lo è il sindaco per eccellenza Matteo Osso, di cui mi parlava prima Maurizio Misasi, ma non lo è, poiché non è più con noi. C'è fra di loro qualcuno che ha collaborato tantissimo, sia come socio che come sindaco. Mi riferisco al dottor Michele Scialis, che invito ad avvicinarsi, perché la Proloco ha voluto riconoscere il suo impegno con un attestato di socio benemerito. Secondo il nostro statuto sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal consiglio direttivo,
così è stato, per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione. Vi ricordo che, come ho detto prima, il premio letterario è stato istituito durante la sua amministrazione. Grazie di tutto, Michele. Diciamo, abbiamo piantato un alberello. Passate quanti anni adesso? Non li contiamo. Però l'alberello è cresciuto, è messo radici e questo ci fa piacere. Noi, d'altra parte, gli amministratori passano, sono meteore nel corso della vita del paese. Lasciare un piccolo segno buono. Poi di solito si ricordano sempre le cose male, le cose fatte bene. Gli amministratori, beh, insomma, una cosa. Più di una, devo dire. Posso testimoniare che più di una. Grazie, Michele. La cerimonia di proclamazione e di premiazione dei vincitori del premio è apprezzata per gli ospiti che riusciamo a portare nel nostro borgo, ma anche per la qualità degli intermezzi musicali. Quest'anno abbiamo con noi un eccellente musicista, che è già stato a Belmonte nel 2019, insieme ad altri artisti. Ci ha incantati tutti con gli assolo che fece allora. Io l'ho seguito da lontano nel bellissimo percorso musicale che ha fatto ed ho voluto fortemente la sua presenza. Sto parlando di Daniele Fabbio. Delle brevi note su: diplomato in chitarra classica e composizione, ha esteso i suoi studi in diversi ambiti e generi, come il liuto e la musica antica, chitarra e composizione, jazz, world music e strumenti etnici, rock, canto. Vincitore di diversi concorsi internazionali come chitarrista e come compositore. La sua poliedricità gli permette di partecipare come polistrumentista, cantante, arrangiatore e compositore a numerose produzioni discografiche e tour di concerti in diversi ambiti e generi. Collabora con diverse orchestre come la Filarmonica della Calabria, l'Orchestra Bazzini Consort, l'Orchestra Leonardo Vinci, da Vinci, l'Orchestra di Fiati del Conservatorio Bergamo ed altre, scrivendo musiche e arrangiamenti che verranno incise per produzioni discografiche ed eseguite in Italia e all'estero, ma anche con artisti jazz, pop e rock, come Ennio Rega, Massimo Ferrante, I Corvi e molti altri. Ha un'intensa attività concertistica da solista in diverse formazioni, sia in Italia che all'estero. Le sue musiche sono state eseguite sia da egli stesso come interprete che da concertisti e orchestre in contesti come Auditorium Gabber, Grattacielo Pirelli di Milano, Teatro Antico di Taormina, Anfiteatro El Jam, Tunisia, Belmont Parsha Hall, Inghilterra, Minnesota Guitar Society, USA, Indian Guitar Federation, Calcutta Guitar Festival, India, Istituto di Cultura di Hamburg, Germania, Chalo Project, Ambasciata Indonesiana, Conservatorio di Anversa, IPM Ghent University, Laboratoire de Musicologie, Università di Bruxelles, Wolfsberg Schools, Svizzera, Auditorium San Barnaba di Brescia, Teatro Orientale di Cosenza, per citarne alcuni. Non sono pochi. Particolarmente florida la sua produzione per chitarra, le sue composizioni e arrangiamenti. Vengono eseguite a livello internazionale da maestri come Thuli, Christian Saggese, Giulio Tambalini, Nicola Montella, Piero Viti e molti altri. Collabora con diverse compagnie teatrali, componendo le musiche e suonando dal vivo le colonne sonore. Nel 2017 inizia il suo percorso discografico da solista, come chitarrista-compositore per l'etichetta Movimento Classico. Inizia una collaborazione stabile con Giulio Tambanini, con il quale svolge diversi concerti in duo di chitarre. Ultimamente siete stati in Inghilterra, ho seguito
incidendo poi nel 2019 un disco di composizione originale, Duosfera. Firma diverse colonne sonore per documentari e cortometraggi. Le sue composizioni sono pubblicate nella Curci Edizioni. Svolge corsi di perfezionamento e masterclass in chitarra, composizione, arrangiamento e improvvisazione in diversi istituti e conservatori d'Italia. Ecco a voi. Grazie mille Giovanna, grazie a tutti voi, sono veramente felice di essere qui perché è un posto veramente meraviglioso. Come ha detto Giovanna, ho già suonato in occasione di questo veramente storico premio nel 2019, che sembra ormai lontanissimo, e mi fa piacere essere di nuovo qui. Allora, oggi ho portato per i miei interventi in questa occasione, visto che si parla di Sud, degli arrangiamenti e delle composizioni che riguardano le musiche tradizionali. Negli ultimi anni mi sto occupando come compositore proprio dello studio di musica a tradizione orale, che raccontano, in particolar modo quelle italiane, che raccontano un'Italia che non si trova sui libri perché viene trasmessa veramente di generazione in generazione. Però vorrei aprire questo primo intervento con una mia composizione che è inclusiva di qualsiasi manifestazione culturale, di qualsiasi, a volte, ragione anche nella vita, che è motus, che vuol dire emozione, perché a volte l'emozione muove ciò che ci muove, anche quando si studia, se lo facciamo mossi dalla passione, dall'emozione, ciò che studiamo, ciò che comprendiamo rimane, non è una nozione che rimane solo a un piano intellettuale, ma riesce a scendere anche più in profondità. Quindi questa è motus. Thank you.
Molto bravo, complimenti. La coprogrammazione e la coprogettazione sono modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore, ispirata al principio di collaborazione. L'ente del terzo settore si caratterizza infatti per lo svolgimento di attività di interesse generale che lo rendono omologo per finalità all'ente pubblico. Per questo motivo sono previste forme di relazione tra i due soggetti che non presuppongono, come nel caso di soggetti di mercato, interessi diversi e contrapposti, ma un partenariato per perseguire insieme una finalità condivisa. La Prologo Belmonte Calabro APS è iscritta al RUNS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Invito il Presidente del Comitato Umplico Senza, nonché Consigliere Nazionale Umpli per la Calabria, Antonello Grosso Lavalle, ad intervenire su questo argomento. Mi alzo. No, sicuramente sarò telegrafico. Grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, ovviamente il saluto ai relatori, alla giuria, ai discendenti di Galeazzo di Tarsia, che rivedo con grande piacere. Grazie alla presidentessa della Prologo, alla dottoressa Ruggero, per questo premio che ritengo essere uno dei premi più interessanti e importanti della Calabria e non solo, anche perché mira a far conoscere, a approfondire i personaggi che sicuramente hanno dato qualcosa alla Calabria, e il tema più importante è quello appunto degli esempi e delle buone pratiche. E il premio Galeazzo di Tarsia sicuramente è un premio che valorizza coloro i quali hanno sicuramente lasciato degli esempi positivi e propositivi, così come anche facendone noi delle buone pratiche nelle azioni che portiamo avanti. Per quanto riguarda la coprogrammazione e la coprogettazione, considerate che questi due termini li abbiamo anticipati prima che entrassero nel codice del terzo settore, perché nell'articolo 55 e 56 sono vincolanti proprio nelle azioni programmatiche e progettuali tra due entità, entità pubbliche, quindi l'ente pubblico, l'entità privata, nella fattispecie l'Umpli o le Prologo. E su questo termine che noi dobbiamo, fatemi passare questo eufemismo oppure questa terminologia, che dobbiamo educare a questo concetto di coprogrammazione e coprogettazione, perché il codice del terzo settore nasce, diciamo l'iter inizia nel 2017, ed è quasi completato dallo scorso anno, quindi 2022. Questo è stato un pochino l'iter della riforma relativa al mondo del volontariato e della cooperazione, perché poi è ovvio che le associazioni hanno oggi sicuramente un indirizzo ben strutturato e ben chiaro. E con questa terminologia di coprogrammazione e coprogettazione si impegnano, o formalmente si vogliono impegnare, gli enti pubblici a interloquire in modo non estemporaneo ma in modo permanente quella che deve essere una programmazione di sviluppo locale. In questa programmazione di sviluppo locale le Prologo, così come anche le altre organizzazioni, però non me ne vogliano le altre organizzazioni, ma le Prologo fanno un lavoro costante, meticoloso, moltiplicato per tutto l'anno civilo solare, quindi sicuramente per 365 giorni l'anno. E qui dobbiamo essere, insieme al Presidente regionale, che è sempre presente, e anche un ringraziamento, perché il senso di responsabilità è altissimo.
L'altro giorno, faccio soltanto questa parentesi brevissima, perché dobbiamo tutti noi essere consapevoli delle forze che abbiamo, delle potenzialità che abbiamo, ma dobbiamo essere anche bravi a trasmetterli a coloro i quali hanno anche dei ruoli e delle responsabilità istituzionali. In questa conferenza dicevo ad una senatrice calabrese di parlare anche della Calabria ogni tanto, non perché viva a Roma o a Milano, ma visto che ha origini calabresi, iniziasse anche a parlare della Calabria, che è la sua terra. Questo per chiudere la parentesi e stimolare ad avere quel senso di appartenenza forte, perché non abbiamo nulla in meno delle altre realtà italiane. E chiudo dicendo, se si raggiunge, così come formalmente indicato nel codice del terzo settore, la programmazione permanente, ma anche l'analisi permanente di bandi e di progetti, sicuramente si può raggiungere un obiettivo e sicuramente si possono avere dei risultati ancora più importanti. Considerate anche che nel codice del terzo settore si evidenzia anche quel concetto di amministrazione condivisa, quindi coprogrammazione, coprogettazione, amministrazione condivisa. Ci sono tutti i presupposti per programmare insieme, non soltanto, come dicevo poc'anzi, in modo estemporaneo, nelle fasi emergenziali, perché solitamente in passato i comuni contattavano le Prologo per fare il riempitivo o riempire i programmi che probabilmente non erano completi. Questo non con noi, lo sa anche bene il presidente regionale che ha iniziato a dare questo indirizzo, si programma prima, si vedono un pochino quelle che sono le particolarità territoriali, perché non ci dobbiamo inventare nulla. Abbiamo un patrimonio culturale immenso e risorse umane immense, dobbiamo soltanto essere predisposti, e forse questo ci manca, a collaborare insieme, a programmare insieme. Il codice del terzo settore ci è venuto in supporto, a sostegno, proprio per educare noi, ma anche gli altri, a fare questo percorso sicuramente importante, che può aprire uno spiraglio di positività legandolo anche a quelli che sono i bandi del PNRR. Tutti parlano del PNRR, è stato rimodulato, ma nessuno dice che per partecipare a determinate misure necessita il partenariato pubblico-privato. Quindi questo è un concetto che dobbiamo ogni giorno ripetere, perché poi fa bene ripetere, ogni giorno ripetere, e chiedere sempre di più il confronto e il consulto al fine proprio di determinare la valorizzazione, la promozione e la progettualità del bene comune, considerando che le finalità pubblico-private sono simili. Vi ringrazio e onorato di essere sempre qui insieme a voi, perché ritengo questo uno dei premi più importanti della Calabria e non solo. Grazie. Grazie Antonello. Su questo bisogna lavorare, Sindaco, perché con le amministrazioni si collabora, ma ancora questo progettare insieme, questo programmare insieme ancora è iniziato ora, e ci sarà un percorso da fare insieme, ma ci sono delle buone possibilità. Portiamo già nel migliore dei modi, ne sono certa. Allora, il premio letterario Galeazzo di Tarsia è partito dalla poesia di Galeazzo di Tarsia, da Belmonte, ed ha allargato il respiro dei suoi temi alla Calabria e da questa al resto del paese e dell'Europa. Con il tema proposto quest'anno, Nicola Misasi tra meridionalismo e verismo, il premio è tornato in Calabria. Nicola Misasi, pur avendo vissuto per lunghi periodi fuori dalla Calabria,
Si è sempre ispirato nelle sue opere a motivi di argomento calabrese, con la costante attenzione alle tradizioni della nostra terra e alle passioni della sua gente. Seppure le sue opere non rientrino a pieno titolo nella narrativa verista, è considerato il rappresentante verista della Calabria e rientra nell'ambito della letteratura veristico-regionalistica del secondo Ottocento. Oggi Nicola Misasi è quasi sconosciuto alle nuove generazioni e ingiustamente dimenticato dai più. La Prologo del Monte Calabro a PS, su suggerimento del componente della giuria, professor Antonello Savaglio, ha inteso nel centenario della morte rivalutare questo scrittore classico della letteratura calabrese che ha difeso con la sua penna la Calabria e in particolar modo la Sila, di cui ha decantato le millenarie bellezze. Proprio nella nostra meravigliosa Sila, a Taverna, precisamente nel villaggio Mancuso, l'UMPLI, l'Unione Nazionale Prologo d'Italia, nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2023, ha organizzato un grande evento, Eco Days per la natura e l'ambiente. L'evento ha voluto mettere in risalto le straordinarie bellezze e la straordinaria gente della Sila, una tre giorni bellissima, che ha parlato di un territorio spettacolare, che ha visto gli attori protagonisti dalla regione Calabria al Parco della Sila, all'UMPLI, fare un grande gioco di squadra. Gli accoglienti boschi della Sila, grazie a scorci spettacolari, natura rigogliosa, sono stati i veri protagonisti dell'evento, in grado di raccontare al meglio l'importanza della tutela e della valorizzazione dell'ambiente. In quell'occasione è stata siglata da parte di tutte le istituzioni una firma d'impegno di valorizzazione. UMPLI Calabria, Ente Parco Nazionale della Sila, Riserva della Biosfera MAB, Sila UNESCO. Invito il presidente dell'UMPLI Calabria e consigliere della Fondazione Prologo Italia, che ha voluto fortemente che la terza edizione dell'Eco Days si svolgesse in Calabria, dopo il Piemonte e l'Abruzzo. D'altra parte, noi tutti conosciamo bene il suo grande amore per la Sila, che lo ha spesso portato ad impegnarsi per valorizzarla. Mi hai colto proprio, come si dice in termini sportivi, in calcio d'angolo, ma intanto permettetemi di dire, di fare un riferimento ben preciso all'intervento che ha fatto il collega Antonello Grossolavallo sulla questione della programmazione. Mi diverto sempre a pensare a quello che è successo in passato. Allora, negli anni 80, 33.000 infermieri al nord che sono stati assunti dai paesi dell'est, mancano in questo momento 120.000 ingegneri in Italia, medici che noi prendiamo da altre nazioni perché purtroppo non abbiamo l'opportunità di avere medici in Italia. Cosa vi devo dire di più sulla programmazione? È meglio che io mi fermi, perché altrimenti arriverei a dire tante altre cose che non sono piacevoli. Ma non è sul discorso della Calabria. La programmazione è stato un problema sempre per l'Italia, perché noi abbiamo pensato sempre di dover gestire il giornaliero. Poi per domani ci pensava sempre qualcun altro. Questa cosa oggi finalmente non si può fare più. E si deve assolutamente lavorare insieme per capire bene qual è la strada per occupare all'interno della nostra nazione quegli spazi che sono nostri e che non dobbiamo lasciare a nessuno. Questa è una parentesi che lascio a voi stasera. La Sila. Chi mi dice di parlare della Sila, per me, se avete tempo, noi domani mattina saremo ancora qui. Io ho imparato da alcune guide che stanno all'interno del parco della Sila, non solo di Cosenza ma anche di Catanzaro, a parlare ore e ore. Mi parli un attimo del lupo? Ecco, si mettono lì e parlano per ore e ore, ti dicono i passaggi che fa il lupo, da dove va, come mai è così, la storia del lupo, qualsiasi tipo di discorso che ti fa innamorare, perché è chiaro che sono dei discorsi che noi abbiamo perso strada facendo. Ma sono i nostri discorsi di quando eravamo ragazzi, di quando sognavamo che il nostro territorio dovesse essere in una certa maniera. E per fortuna in Calabria
la nostra Sila è rimasta quella che era. Perché? Non perché la gente non l'ha apprezzata, ma abbiamo avuto la fortuna che l'essere umano nella Sila ha combinato meno guai di tanti altri territori. Allora, nell'andare a portare in Sila tantissimi amici nei giorni scorsi, come faccio sempre, tra l'altro perché io poi non più tardi di 3 giorni fa una mamma mi chiama, perché noi abbiamo il telefono regionale dove chiamano da tutte le parti d'Italia per sapere le cose in Calabria. Allora mi chiama e mi dice: sono qua con 2 bambini, sono la figlia del barone che abitava una volta a Roccelletta, tutti quei territori. Dice: dove posso andare? Ho detto: guarda, io vuoi che vuoi fare una cosa carina? Sali su in Sila, qui sono 35 minuti da Catanzaro, vai su, eccetera. La sera mi ha scritto, mi ha detto: i 2 bambini miei si sono non solo divertiti, ma siamo stati benissimi per temperatura, per aria, per ogni cosa. Allora è chiaro che nel momento in cui sono scesi, dicevo, gli altri uomini della montagna, i nostri colleghi che sono venuti dal Trentino, sono venuti dalla Valle d'Aosta, sono venuti dal Piemonte o da altre regioni, hanno fatto la stessa esperienza che io facevo fare quando facevo l'assessore al turismo a quelli che, ai miei amici nello scambio culturale. Dicevo: vuoi venire in Calabria? Sì, 4 giorni in una settimana, 4 giorni al mare, 3 in montagna. Ma io sono della Valle d'Aosta. Tu vieni in montagna da me, se la tua Valle d'Aosta è uguale alla nostra Calabria, la prossima volta io ti faccio fare 7 giorni di mare, non ti preoccupare. Piccoli Ivan, ogni volta che scendeva, e scende con la sezione arbitri della Valle d'Aosta, lui vuole passare 3 giorni in Sila, perché io gli ho insegnato, e smetto subito di parlare, ad ascoltare la voce dei nostri boschi e delle nostre foreste. Da noi si entra nelle foreste e si guardano gli alberi che sono 45 metri di altezza e nessuno ha, in nessuna parte del mondo, e quegli stessi alberi nel silenzio parlano, e parlano con un linguaggio che nessuno c'ha nel mondo. Grazie. Che vi dicevo, è innamorato follemente della Sila. Allora, prego Daniele, secondo intermezzo musicale. Ok, questo secondo intervento è un brano campano che riguarda, come dicevo, le tradizioni orali. Questa è una carola natalizia, in realtà, che racconta di solidarietà e anche di coraggio, che il testo parla della fuga di Maria con Gesù in seguito all'editto di Betlemme, e nella sua fuga chiede aiuto a un lupino, a una pianta di lupino, per essere nascosti dai giudei che gli rincorrevano, ma il lupino si rifiuta perché aveva paura e Maria lo maledice a essere amaro. Continuando la sua fuga, trova un albero di pino e chiede aiuto all'albero di pino, che subito lo accoglie. Infatti in Campania, quando ho eseguito questo brano anche a Napoli, uno autoctono mi ha anche detto che proprio all'interno della pigna del pinolo c'è una piccola parte, la parte superiore, che loro chiamano la mannella, la manina di Dio. Perché infatti nel testo, in questo antichissimo testo, dice che Gesù, per ringraziare il pino, che da quel momento diventa un albero sacro e benedetto, gli lascia una mano. E all'inizio, quando studiavo questo testo, non capivo in che senso gli lasciasse una mano, e quando ho eseguito questo brano a Napoli mi è stato rivelato. Quindi la leggenda del lupino, ovviamente io amo fare, diciamo, delle riscritture, cioè prendo i testi, alcuni aspetti delle melodie, per comporre una nuova musica che però si ricollega a questo brano. Thank you.
me sei e dai un ban contro creature su dai due an contro creature su dai due an Maria tu rosse scian figlia ravogliata rintalman figlia ravogliata Bravissimo.
Invito adesso il professor Antonello Savaglio, che ha scelto, ha proposto il tema di quest'anno, ha avuto la felice intuizione di scegliere il tema su Nicola Misasi, sia per il centenario sicuramente della sua morte, ma soprattutto per portare alla ribalta un scrittore che è stato ingiustamente, non dico dimenticato, ma comunque sì. Grazie, io sarò brevissimo. Sono contento perché la scelta di Nicola Misasi ha dato ottimi frutti, vista la partecipazione quest'anno al premio. C'era un uomo 100 anni fa che amava la sua terra. C'era un uomo che amava i suoi allievi del liceo classico Telesio. C'era un uomo che trasmetteva sapere, cosa rara oggi. C'era un uomo che non sposa la storia evenimenziale, non si dedica solo ai grandi uomini. C'è un uomo che frequenta Luigi Capuano, Matilde Serao, Giovanni Verga. Quest'uomo non crea il ciclo dei venti, va oltre. Quest'uomo parla degli invisibili, quelli che apparentemente non hanno storia, ma che fanno la storia. Questi uomini sono i derelitti, i dimenticati dalla società. Chi scrive degli ultimi è Nicola Misasi. E noi abbiamo la fortuna, l'onore e il piacere di avere con noi uno dei discendenti di Nicola Misasi, che come l'antenato e come il papà Riccardo Misasi, a cui abbiamo dedicato qualche anno fa un premio, collocandolo tra i grandi uomini che hanno fatto la storia buona della Calabria, noi, dicevo prima, abbiamo Maurizio Misasi. E questa scelta, che sarebbe stata sicuramente approvata dal nostro mentore, da chi ci ha sostenuto più volte, l'avvocato Paolo Di Tarsi, se non sbaglio. Questa scelta ci ha portato anche fortuna. Non anticipo il nome del vincitore, perché è giusto non parlo dei vincitori, ma il premio Galeazzo Di Tarsi si lega con quello che è venuto fuori dai testi, dai saggi pervenutici, alla storia della letteratura italiana, perché oggi si conosce meglio Nicola Misasi, a partire dalla data, dal luogo di nascita e da altri aspetti finora inediti. E allora credo che abbiamo intrapreso la strada giusta e continuiamo così nella speranza di arrivare a quei traguardi letterari segnati nel passato da Giacomo Mangini con il premio Sila, nel rispetto di chi ci ha preceduto e nello spirito di questo uomo, Galeazzo Di Tarsi, che è vero che per certi aspetti non fu un esempio dal punto di vista feudale, anche se molti errori furono determinati dai governatori del posto, perché lui viveva a Napoli, innamorato di Vittoria Colonna, e poeta sopraffino e delicato, sentimentale, come la stessa poetessa Galeazzo Di Tarsi. Grazie e credo di essere stato sintetico al massimo. Grazie Antonello, una nostra grande risorsa, veramente grazie di quello che fai per il premio. Per tutta l'età antica, il Mediterraneo e l'Italia, punto d'incontro di 3 continenti, sono stati al centro di spostamenti umani di diversa natura.
che hanno inciso in modo profondo sulla nostra identità, risultato di un confronto continuo con le altre civiltà. La Calabria, in particolare, è stata terra di approdo e insediamento umano fin da tempi antichissimi. È stata località privilegiata di arrivo e di incontro tra popolazioni differenti, greci, romani, bizantini, normanni, arabi, spagnoli. Tutti hanno lasciato un segno importante nell'edificazione della cultura e della storia regionale, connotandola e arricchendola di varie influenze intrecciatesi tra loro. Questo è evidente nel dialetto, perché in esso sono incluse le tradizioni storiche, culturali e l'identità di chi lo parla, poiché in un dialetto c'è un lungo e complesso percorso che rappresenta sia la lingua regionale che l'identità locale delle persone. Ma è evidente anche nelle nostre tradizioni enogastronomiche, che racchiudono le diverse influenze e testimoniano la nostra vera identità. Ma di questo vi parlerà Maurizio Rodigliero, presidente dell'Accademia del Magliocco di Cosenza. Grazie, sono veramente onorato di essere stato invitato qui stasera, perché quando si parla di cultura e quando si parla di territorio, si parla di Calabria, è anche bello, è anche divertente. Io devo ringraziare anche per l'intermezzo, per le suggestioni musicali, e mi sono piaciuti gli interventi sulla territorialità, sulle nostre peculiarità. Non sono molto d'accordo sul terzo settore, perché volontariato e terzo settore sono due cose diverse, però devo dare atto alle Proloco della capillarità del lavoro che riescono a fare in posti altrimenti dimenticati da tutti. Questo è la verità. In tutti i centri importantissimi, piccolissimi, come noi abbiamo soprattutto in Calabria, centri che veramente non verrebbero portati alla ribalta come meritano, anche attraverso il lavoro e l'organizzazione per un premio di questa importanza. Parlare poi di Galeazzo di Tarsia significa anche parlare del Rinascimento. Qui c'è un certo Antonello Savaglio che ha scritto qualcosa su qualche autore del periodo, se non sbaglio, non vorrei. Ma effettivamente, se io dovessi definire i calabresi, sicuramente sono resilienti. Mancano della giusta consapevolezza di quello che possono essere. La Sila ancora c'è, non è vero che non è stata toccata. Come i legni dei romani hanno navigato in tutto il Mediterraneo, nel dopoguerra penso che gli Stati Uniti, gli americani, hanno portato via tanta di quella ricchezza, tanti di quegli alberi secolari che ancora probabilmente esistono in tante ville oltreoceano, eppure la Sila è ancora lì. E noi siamo la Calabria che ha oltre 150 vitigni autoctoni, siamo quelli che hanno la maggior ricchezza a livello enologico, nonostante facciamo di tutto per perderla. Noi siamo in un territorio che è quello tirrenico, dove una volta si coltivava molto vino, molte vigne, si coltivava vino, insomma si allevavano le vigne. Insomma, però il parlare di vino è anche bello, perché viene perdonata qualsiasi cosa, dice probabilmente prima di venire, anche per poter parlare, il bicchieruccio di vino serve anche a questo. Ma vi rendete conto di quante tradizioni, di quanta biodiversità, anche solo facendo sparire lo zibibbo, che era la nostra uva, era l'uva di queste zone. Una delle caratteristiche del Rinascimento, parliamo sicuramente di Galeazzo di Tarsia, parliamo di Pietrantonio Sanseverino, era che eravamo un faro per tutta Europa e quindi per tutto il mondo. Le nostre culture, le nostre vigne, i nostri prodotti, anche prima, ma soprattutto nel Rinascimento, erano apprezzati
dappertutto. Era il nostro biglietto da visita privilegiato. La Calabria era conosciuta per il bon vivre che c'era qui. Il Pietrantonio Sanseverino era conosciuto proprio per questo. Poi, per carità, forse non tutto era bello. Mi è piaciuto quello che ha detto Antonello poc'anzi su Galeazzo. Sì, bisognerebbe sempre contestualizzare le cose. Ci sono delle cose orrende su Galeazzo, però se qualcuno scrive, legge quello che ha scritto, dice: ma chi è stato? Ecco, perché c'è la sensibilità, la poesia, la speranza che c'è in quei versi, mal si accoppia con la condanna e con tutto quello che si è scritto. Eppure noi in quel periodo, quando i signori probabilmente trattavano le persone, i territori, solo come cose proprie, non tutti per fortuna, ma hanno portato, ripeto, a far sì che la Calabria fosse conosciuta in maniera positiva in tutto il mondo di allora. La nostra resilienza, non scordiamoci quello che c'è stato dopo il nostro secolo d'oro, il Rinascimento. Nel 600 la Calabria ha avuto delle vicende poco piacevoli, ha avuto a livello, adesso ci lamentiamo del caldo e del freddo, la Calabria ha avuto 5-6 gradi in meno nel 600, nel XVII secolo, che hanno portato alla distruzione di tante culture. La Calabria ha avuto i terremoti distruttivi del 600, nel 600 c'è stata la peste. Oggi siamo qui, ci siamo, ci saremo, spero, anche per il futuro, a parlare non solo delle cose negative che ci sono, come ci sono dappertutto, però facendo notare al mondo quanto la nostra resilienza adesso si è trasformata in consapevolezza di quello che possiamo essere. Ecco, da un piccolo centro come Belmonte si parla di cultura, si parla di letteratura, si parla di persone che non ci sono più, ma che ci hanno insegnato tanto e che sicuramente sono anche una via da seguire, e sono calabresi. Siamo calabresi, ecco, questa nostra consapevolezza è quella che ci porterà lontano. E prima parlavo di biodiversità naturale, abbiamo una biodiversità culturale che è incredibile. Abbiamo ancora tanto da raccontare, e parlare di storia ci aiuta a parlare del futuro. Non scordiamoci della manna dal cielo. La manna dal cielo era coltivata qui da noi, nella Valle del Crati, Frassino Nero, alberi di 10-15 metri, ancora ce ne sono, poi distrutti, però la mattina presto venivano incisi, le palle di fico portavano questo liquido giallognolo che poi arrivava e diventava bianco, zuccherino, dolce. Quindi non siamo soltanto la Calabria del cedro, cose uniche. Siamo la Calabria sicuramente della manna dal cielo. Siamo la Calabria della biancolella. La biancolella da dove si ricava l'olio santo. Ecco, noi siamo tutto questo. Quindi queste nostre tradizioni, questa nostra cultura, questi nostri grandi personaggi non sono nati per caso qui. Questa è una terra che, come dà tanto alle culture, dà tanto anche alle persone. Grazie. Grazie e complimenti. Ok, adesso andiamo nelle Puglie, dopo essere stati in Campania, comunque rimaniamo in Sud Italia. Un brano molto noto, una tarantella, che appunto riprende i ritmi rinascimentali, perché è una tarantella tradizionale, e sono stati raccolti dei versi poetici di anonimi per dar vita a questo brano che si chiama La tarantella del Gargano, fatta come sempre nella mia versione rivista e scorretta.
andare a fare nuvole giardini. Siamo giunti al nostro ospite d'onore, Maurizio Misasi, presidente della Fondazione Riccardo Misasi Ereditare la Terra. Lui è un personaggio. Sì, io l'ho conosciuto solo mercoledì scorso e sono rimasta affascinata. È un vulcano. Una ne dice e cento ne fa contemporaneamente. Però adesso che cosa devo fare? No, veramente, è una persona che non bada alle apparenze, allora la posso dire questa cosa. Io dovevo fare la locandina, mi ha detto di togliere i titoli, tra l'altro ho dovuto togliere i titoli a tutti, perché dice no, solo il nome, non assolutamente. Non è
Ecco che mi dicevo. Perché il titolo è riduttivo. L'uomo è molto di più. Buonasera, sono felice. Vorrei cominciare con una citazione che poi vi spiego. Scusatemi se guardavo il telefonino, ma mi è venuto in mente stasera. Un calabrese. Io nacqui a debellare tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia. Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, tutti a quei tre gran mali sottostanno, che nel cieco amor proprio, figlio degno di ignoranza, radice e fomento hanno. Tommaso Campanella. La città del sole. Grazie a Maurizio Rodrigliero che, essendo di origini venete, ama la Calabria più dei calabresi, come spesso capita, che il forestiero riconosce più di chi ci sta. Ma questo è direi naturale. Quando tu sei abituato a una cosa, potresti non vedere tutti i riverberi di bellezza che questa cosa bella contiene. La resilienza, non lo so, certo l'atto di consapevolezza va fatto. Noi siamo una terra obiettivamente di contraddizioni. Forse questo affascinante personaggio che è Galeazzo di Tarsia, di cui riscoprendo un po' alcune letture, perché ovviamente le ho rinverdite per questa sera, lo dico agli eredi, di cui trovo entusiasmante la contraddizione. Perché noi abbiamo un'immagine edulcorata dell'artista. Immaginiamo che l'artista, siccome parla di bellezza e siccome fa cose buone, deve essere buono. Ma ci sono dei pezzi di malacarne nel mondo dell'arte che sono dei grandissimi artisti. E ovviamente quando dico pezzi di malacarne lo dico con grande solidarietà umana per questi artisti. Uno fra tutti, Picasso. Picasso era un egoista mostruoso. Ma voglio trovare una persona che mi parla male di Picasso. Caravaggio, un assassino. Anzi, direi che questa apparente contraddittorietà, perché poi ha ragione Antonello, dovremmo approfondire la storia, no? Di queste critiche al personaggio storico. Non era facile comandare alcuni periferici feudi dove la violenza allignava. Magari la tirannide era forse l'espressione di un'estrema necessità. E direi che sarebbe interessante studiare questo personaggio e forse anche dargli un po' un valore di ricchezza, di poliedricità della personalità e anche della situazione politica. Certo, io lo dico agli eredi di Galeazzo di Tarsia, mi scuso per Gio Nicola che lo ha chiamato tiranno. Però, zio Nicola, mettiamoci anche nel clima storico della grande rivoluzione liberale dell'Ottocento. E poi è un Cosentino, e i Cosentini, per quanto ospitino un meraviglioso, fra i più belli palazzi di Cosenza, che è il Palazzo di Galeazzo di Tarsia, non c'è dubbio che sono cittadini liberi per eccellenza, perché Cosenza è sempre stata libera dal feudatario grazie alla istituzione del seggio che si deve al Medioevo, perché noi abbiamo una conclamazione del Rinascimento, come se il Rinascimento fosse l'unica stagione felice della storia d'Italia, ma il Rinascimento è il frutto di quella grande, grande partenogenesi che è stato il Medioevo. Peraltro uno dei più grandi spiriti, secondo me, del mondo che oggi tutti studiano e che ha ispirato niente poco di meno che Dante Alighieri, come dice il 12° canto San Bonaventura: lucemi da Latolo calabrese, abate giovacchino, di spirito profetico dotato. Quest'uomo ha profetizzato l'era dello spirito. Cari, ci siamo nell'era dello spirito. C'è talmente tanta conoscenza oggi che o ci svegliamo, come ci invitava a fare il nostro amico Rodrighiero, o noi finiremo, scusate l'espressione un po' volgare, in quella che il grande filosofo coreano Chulan chiama la shitstorm, tempesta non di cose buone, che è questa tempesta di informazioni. Però io, poiché credo allo spirito, al grande spirito della storia,
che i credenti chiamano lo Spirito Santo, no? Noi abbiamo come motto della Fondazione Misasi un motto che aveva coniato mio padre, Riccardo Misasi: guardare al futuro con cuore antico. Io ho risposto a mio padre dicendo: sì, però è altrettanto importante guardare al passato con cuore nuovo. Il cuore nuovo è il vino nuovo o il lotre nuovo, no? Vi ricordate Gesù cosa dice? Non mettete il vino nuovo nel lotre vecchio, se no si crepa. Forse dobbiamo rifare l'otre, e questo otre non è grande, è piccolo, è Belmonte, è lago, è Fiume Freddo da dove vengo. E poi che cos'è la cultura? Quanta enfasi sulla cultura, quante parole vuote, quanta retorica. La cultura è questo. Io sto realizzando insieme a bellissime persone, l'imam della Moschea di Roma, l'arcivescovo di Cosenza ovviamente, il rabbino emerito di Napoli, Umberto Piperno, un progetto tripartito. Giovanna parlava delle tre rive, delle tre anime del Mediterraneo, cos'è? E la Calabria ne è espressione somma. E un incontro, sentite le combinazioni, perché poi la cultura è qualcosa che sincronicamente accade. Sulla fuga in Egitto, stasera abbiamo ascoltato, infatti inviterò Daniele a venire a questa presentazione, che nasce dalla scoperta di un quadro che è esattamente la narrazione di questa carola che io non conoscevo. Non c'è il pino, c'è un altro albero, non vi dico qual è, venite a vederci, perché se non c'è la sorpresa non c'è il divertimento, dove Gesù si salva perché un albero lo nutre. Impressionante questa coincidenza. E i credenti questa la chiamano la provvidenza. Jung, insieme al fisico Pauli, la chiamò la sincronicità. L'età dello spirito ci rivelerà che tutto è collegamento. Ormai lo sappiamo, il tempo è uno, lo spazio è uno, e quindi per non essere travolti da questa tendenza all'omologazione, no? L'antica tentazione della Torre di Babele, dovremmo difendere i nostri castelli, ma non in un senso sciovinista, sciocco e di chiusura, ma di antideriva. I mongoli, quando invasero le praterie con i loro cavalli, si fermarono a un certo punto in Europa perché incontrarono castelli, paesi, ne conquistavano uno e ce n'era un altro. Ecco, questa specificità, che guarda caso in Italia e in Calabria ancora di più, è legata a una biodiversità, come dice saggiamente Maurizio, la nostra è una biodiversità. Ecco, siamo felici di essere, ma anche forse, cara Giovanna, non proprio alla page, non proprio, anche un po' arretrati, va bene, siamo archetipici, ma forse il futuro è questo. Molte volte riflettevo sulla costruzione del ponte di Messina. Vabbè, non entro nelle valutazioni di tipo sociologico-politico, ma ne faccio una di tipo antropologico. Quando ci sarà quel ponte, il mito scomparirà. Dove saranno più Scilla e Caritti? Dove sogneremo più? Ma se all'uomo togli la poesia, lo uccidi. Nicola Misasi ha fatto, fra le opere più prestigiose, io ritengo, la salvezza di antiche poesie popolari anonime. Daniele, dovresti musicarle, e la prossima volta ti voglio sentire valorizzare melodie calabresi. Te ne racconto io alcune inedite. Santa Rosa Ruiardino che cuglia le gelsumini. La conosci che essa? Ti imparo io. Una ragazza andava a messa. Anticamente maschi e femmine erano rigorosamente separati, soprattutto nei nostri paesi. Allora il povero fidanzato non sapeva che fare e va a messa per vederla. Ivi alla messa ebbe dire a tutti, massimamente la guaciara mia, avia naveste esite tutta russa,
è più bella dell'auce, mi paria. Io faccio finta che tigno la tussa, per la fare votare in faccia mia, illa se vota con la faccia russa, angosta che se conza e guarda mia. Signor Nicola Misasi. Arguru, piccirillo ti chiantai, ridienno che di tia cugliello frutto, e cu zappune d'oro te zappai, e t'annacquai cu chianto rotto. Ma vinni nomo, con di vittimae, basciau lo ramo e si cuglielo frutto. Sempre lui. E ultima, tre versi, che sono forse l'estrinsecazione di quello spirito romantico estremistico calabrese, che magari arriva anche alla violenza. Vogliamo fare un omaggio a volte anche alla violenza, che è necessitata, perché è ineludibile. Il mondo moderno, politically correct, ci dice che dobbiamo essere sempre gentili. Sì, vabbè, però se uno viene con un coltello, forse io mi difendo. E se uno mi fa un sopruso, forse reagisco. Magari faccio male a reagire, però è umano. Allora questo brigante, che sa che prima o poi morirà perché lo braccano, dice questi tre versi meravigliosi. Quanto è bello lo morire acciso innanzi alla porta dell'innamorata. L'anima tua vola in paradiso e lo cuore si l'abbraccia alla scasata. Sempre queste noi le riediteremo, perché come Fondazione Misasi vogliamo rieditare in provincia dove sono raccolte queste, e magari lo presentiamo anche qui, in questo paesino pieno di vita, di attenzione, bellissimo, complimenti all'amministrazione, ho trovato tanta cura, tanta pulizia, ho saputo dal sindaco una cosa storica che vuole far difendere giustamente l'originalità del pomodoro di Belmonte. Il pomodoro di Belmonte è la gemma ritrovata, il Vangelo di oggi è proprio questo, è la perla ritrovata. Non dobbiamo pensare che sia poco, pensate una cosa signora, noi abbiamo a casa Misasi delle ricette storiche, tra l'altro vi porterò, se ce la facciamo, un simposio misasiano anche qua. Questa, noi facciamo una pasta che si chiama la pasta ratiella, la conoscete la pasta ratiella? La signora ha detto sì, mo mi dice la ricetta, voi cosa fate? La pasta al forno, la cuocete, la condite e la mettete al forno. Noi la facciamo a crudo. La conoscete? Ah, e la facevamo con dei pomodori tipici di Cosenza, dove ci sono orti e pomodori magnifici. Quando Matteo Osso, il carissimo amico, ha cominciato a portarci i pomodori del mondo, noi abbiamo capito che dovevamo cambiare l'ingrediente. Per cui sappiate che la ricetta della pasta alla tiella, come si fa a Casasi da secoli, si fa col pomodoro di Belmonte, e ve la vengo a fare se volete. Faremo altre iniziative, perché se riusciamo, oltre alla riedizione in provincia, poi cominciamo una serie di riedizioni che non siamo sicuri, per ragioni organizzative, di riuscire a fare tutte nell'anno del centenario. Però speriamo di fare, Daniele, la raccolta delle favole di casa Misasi, perché ci sono degli inediti, ci sono per esempio delle versioni di favole antiche, ma alcuni non le ho ascoltate da nessuno. Noi avevamo, come la zia Nicola Anna, che Nicola Misasi cita spesso, la zia Nina, donna di una simpatia unica, poi vi racconterò qualche battuta, ma non stasera, se no finisco dopo domani, altro che la Silac, amico. E speriamo di fare questa pubblicazione delle favole di casa Misasi, e poi, se mi riesce, perché è impegnativo, un'antologia di aneddoti e scritti successivi, perché poi questa arte di scrivere è diffusa nella famiglia. Ci sono degli aneddoti simpaticissimi. Quando zio Nicola Misasi scriveva i romanzi, spesso li scriveva in appendice alle riviste, quindi c'era un'attesa. E mo che succede, mo che succede, mo che succede. Una volta la situazione era diventata drammatica e c'era la protagonista che non si sapeva che fine avrebbe fatto. Tutto il parentato si è riunito quella sera, perché si è saputo che stava scrivendo la fine del romanzo, e confabulavano: ma secondo te, ma che succede? Ma poverella, ma figurati, eccetera, eccetera. A un certo punto si spalava la porta dello studio di zio Nicola, guarda i parenti e fa: è morta. Questa è stata casa Misasi.
io ringrazio la mia famiglia, non è una vanteria, ma anzi è un atto di umiltà e di servizio che mi ha insegnato ad amare la mia terra. Papà da bambino mi portava, io conosco palmo palmo la Calabria. Papà ti sapeva dire dove fanno la superstata meglio fra una frazione di Rogliano e l'altra. Sembrano piccole cose, ma questa prossimità sarà la salvezza per il futuro. Senza la prossimità e quindi la cura della prossimità, saremo travolti dalle macchine, che saranno più brave di noi. Per salvarci siamo vicini e abbracciamoci. Grazie. A proposito, sì, certo. Visto che siamo in il centro storico, questo centro storico è stato realizzato con un finanziamento dell'onorevole Riccardo Misasi, che ho avuto l'onore di conoscere e che mi ha dedicato l'ultimo comizio in piazza, l'ha fatto per me. A proposito di pubblicazioni, la Proloco ha fatto un'opera meritoria perché ha pubblicato gli atti delle varie edizioni del premio. In realtà adesso ci siamo fermati un po' per motivi, no, non solo di Covid, anche economici, perché comunque una pubblicazione non è una... vabbè, legati anche al Covid chiaramente. Ma riprenderemo sicuramente la pubblicazione degli atti, perché questi saggi inediti che vengono presentati sono comunque la testimonianza di un percorso abbastanza lungo che ha fatto il premio. L'anno prossimo festeggeremo i 30 anni e non è facile portare avanti un premio letterario, perché la cultura interessa, però fino ad un certo punto. Cioè, con molti sacrifici, e per questo ringrazio l'amministrazione comunale, perché il premio è nato sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale e l'amministrazione comunale ci supporta, e quindi va veramente un ringraziamento grande alla nostra amministrazione. Ed anche vedevo prima che c'era Giancarlo Pellegrino, che adesso non vedo più, non so se si è spostato, a lui, perché quando era assessore la provincia di Cosenza, ricordo, eccolo che sta arrivando, ricordo che lavorò per noi e noi avemmo per un lungo periodo, fino a che poi le province non sono state praticamente sciolte, sì, abbiamo avuto un patrocinio da parte dell'assessorato alla cultura. Quindi grazie Giancarlo. Il premio è giunto alla 29ª edizione sicuramente per l'impegno della Proloco e delle amministrazioni comunali, ma chi ne ha innalzato il livello sono stati i prestigiosi componenti della giuria, che si sono avvicendati negli anni perché hanno dato un contributo culturale, professionale e umano di altissimo livello. Io cito soltanto i presidenti, perché citare anche i componenti della giuria sarebbe lungo, ma parlo dei presidenti per dare un'idea di chi si è prodigato per il nostro premio. Sono stati presidenti il professore Giuseppe Rando, il professore emerito Carlo De Frede e l'avvocato Paolo Di Tarsia di Belmonte, discendente del poeta che purtroppo è mancato lo scorso anno. Io invito il notaio Francesco Di Tarsia di Belmonte a dare un saluto, e gli chiedo scusa perché nella locandina avevo un altro ordine, ma quando sono andata a scrivere il mio intervento, seguendo un filo logico per me, ho cambiato l'ordine. Io non credo che le scuse siano dovute. Ci sono organizzazioni sociali
penso al Rotary Club, che è l'associazione di volontariato più antica del mondo, e qua di rotariani siamo almeno due, tre sicuramente. La persona più importante parla per ultimo, quindi io non ho salutato con dispiacere questo cambiamento di programma, assolutamente. La sorella, però, per ultimo. Io adesso questa. Ma è la sorella maggiore, quindi è giusto che parli dopo di me. Siamo qui riuniti in questa piazza suggestiva. E la suggestione è data da tantissime cose. Prima fra tutte, fatemelo dire questa sera, la scoperta e la conoscenza di Maurizio Misasi. Contribuisce, credo che voi tutti siate d'accordo, a creare la suggestione che stiamo vivendo questa sera. Siamo accanto al busto bronzo di Galeazzo, siamo sotto le mura che sono rimaste del castello di Belmonte. Belmonte tanto caro al poeta che in una delle 33 rime che ci ha lasciato lo ha descritto come scoglio alpestre del Rio. Il premio è arrivato alla 29esima edizione, ma siamo al 30esimo anno dalla sua fondazione, infatti è stato istituito nel 1993. Il premio, la suggestione di questa piazza, suscitano un'emozione avvalorata dal guardare e dallo studiare il passato. Guardare e studiare il passato ci consentono di operare scelte virtuose nel presente e di programmare un futuro migliore. Questo collegamento tra passato, presente e futuro, questa sera qui, è particolarmente tangibile ed è testimoniato dalla presenza dei discendenti di Galeazzo nella mia persona, in quella di mia sorella Carola, presidente della giuria, in quella dei miei figli, di mia nipote, ma anche questa sera nella presenza dei discendenti di Nicola Misasi, scrittore calabrese, meridionalista, verista, la persona di Maurizio, che per me è stata una scoperta, e sarebbe dovuto essere qui presente anche un altro discendente, credo il cugino di Maurizio, Carlo Misasi. Lui ha parlato della sua famiglia e ha ringraziato umilmente, ha detto, senza vanto, della sua famiglia che lo ha fatto essere quello che è, l'ha fatto apprezzare cose che sono contrarie alla globalizzazione. Ricordiamoci che però, come diceva il rettore del Politecnico di Torino, non si può dire, vi ricordate quando si iniziò a parlare della globalizzazione 30 anni fa, c'erano i pro e i contra. Non ha senso dire sono a favore della globalizzazione, sono contro la globalizzazione, è come dire sono a favore del giorno o sono a favore contro la notte. Dobbiamo vivere bene nel giorno e dobbiamo vivere bene nella notte. Questi particolarismi ai quali si riferiva lui vanno esaltati, sicuramente, non per contrastare la globalizzazione, che non è contrastabile, ma per non perdere delle cose che ci aiutano a capire da dove veniamo e dove dobbiamo andare, senza le quali faremmo scelte non virtuose, appunto. Beh, Carlo Misasi, non lo conoscete, ma è completamente diverso dal cugino, quindi lui pure probabilmente avrebbe ringraziato e ringrazia la sua famiglia, ma la sua famiglia ha partorito due personaggi completamente diversi. Non voglio togliere con le mie parole spazio e tempo agli avvenimenti della serata che stiamo vivendo. Voglio solo fare un ringraziamento generale a tutti coloro in questi 30 anni che hanno consentito questo collegamento tra passato, presente e futuro, che ci garantisce il miglioramento del mondo. Il miglioramento del mondo, scusate la digressione, è il fine proprio anche del Rotary Club, l'associazione mondiale più antica del mondo, che affonda le sue origini nel 1905. Grazie, e saluto i figli di Carol e Francesco, è un piacere avervi qui, e veramente ci onorate con la vostra presenza, perché comunque sentire questo legame con Belmonte, che voi dopo tutto conoscete poco,
è una cosa bellissima, veramente. Io volevo anche ringraziare Maurizio Rodigliero, perché so che è stato il tramite che ha fatto conoscere ad Antonello Savaglio Maurizio Misasi, quindi no, sicuramente, sicuramente. Allora, Daniele, il quarto intervento, grazie. Eccoci, allora, si parlava di melodie calabresi e arriva una melodia calabrese. No, è fantastica anche questa storia di questa sinergia che in realtà accadono continuamente. Poi te lo faccio vedere il quadro. No, assolutamente, bisogna. Poi parleremo a fondo. No, ma è anche, diciamo, sinergico il percorso che, come dicevo prima, come compositore sto facendo a proposito delle musiche, della riscoperta delle musiche tradizionali. Non sono un etnomusicologo, in realtà chi si occupa di questo è l'etnomusicologo. Io guardo da un occhio di compositore, diciamo, la mia guida in questo senso è Béla Bartók, che fu un grandissimo compositore ungherese, il primo etnomusicologo. E lui diceva tante cose molto interessanti sulla musica tradizionale. Lui è un compositore colto, quindi con una formazione accademica immensa, però ha trovato proprio nelle tradizioni, quindi in quella prossimità, in quella vicinanza, in quella autenticità, una perla che quasi quasi l'Accademia non è riuscita ad intaccare. E quindi ha dato delle indicazioni su come rapportarsi anche per chi ha acquisito delle conoscenze musicali con queste perle, senza cercare di intaccarle, ma anzi di valorizzarle. E anche sulle origini. Per esempio, una peculiarità delle musiche tradizionali è la funzione, cioè non esiste musica che non abbia una funzione sociale, mentre nella musica occidentale europea, che qui si è sviluppata, è entrato lo spettacolo, quindi è il musicista il protagonista e la musica la protagonista. Nelle musiche tradizionali è la gente che è al centro, la musica è solo un veicolo. Infatti tanti testi non hanno, magari per ultimo eseguirò un altro brano calabrese in versione chitarristica, molti testi non hanno il significato, l'aspetto semantico non sta esattamente nel loro significato, ma nel momento in cui queste venivano eseguite. Infatti Bartók diceva che la musica tradizionale va vissuta con quel popolo, cioè non puoi prenderla e portarla da un'altra parte. Sì, lo puoi fare, ma è un'altra cosa. Infatti io, diciamo, come ho detto, faccio delle versioni riviste scorrette, perché non è musica tradizionale, ma porto questa musica tradizionale nel mio mondo. Quella che seguirò adesso è una, diciamo, abbastanza famosa anche fuori dalla Calabria, canzone calabrese. Il testo pare che sia, alcuni dicono, di un monaco di Caccuri, altri di una anziana signora in provincia di Cosenza, invece, mentre sull'origine della melodia non c'è chiarezza. C'è stato anche Bennato che a un certo punto ci ha messo del suo, se l'è firmata lui in SIAE, però non si sa se in effetti sia la sua o meno, perché sulle musiche tradizionali si possono fare tante cose, ecco. Il testo però è meraviglioso, è una canzone d'amore tra amanti che sono lontani e si scambiano questi messaggi d'amore tramite una rondine. E a me ha evocato un ambiente rinascimentale. Infatti ho costruito appunto questa nuova composizione che evoca, diciamo, sia la melodia che il testo, con una costruzione chitarristica di tipo contrappuntistico, di tipo proprio liutistico e rinascimentale. Il brano è Ritornella. Thank you.
migliaia ettari. Saluto i componenti della giuria. Avete già ascoltato il professor Antonello Savaglio, deputato della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, il professor Giuseppe Cavallo, dirigente scolastico, a cui ho chiesto di intervenire visto che Nicola Misasi ha scritto su Amantea. Ma lui è così bravo, così preparato, ha una competenza, ma non vuole mai apparire, non sono riuscita a convincerlo. La dottoressa Francesca Curcio, vice sindaco del comune di Belmonte Calabro, con delega alla cultura. La professoressa Olinda Suriano, docente di lettere e filosofia, socia pro loco. È assente per motivi familiari la professoressa Marianna Calomino, docente di lettere. Della giuria fa parte di diritto anche il presidente della Proloco. Io ringrazio, a nome di tutta la Proloco, i componenti della giuria, sia per il compito loro assegnato, perché non è mai facile operare delle scelte, ma soprattutto per la loro competenza, e per essere tutti aperti al confronto e capaci di lavorare insieme per un fine comune. Ringrazio l'avvocato Carola di Tarsia di Belmonte perché si è inserita l'anno scorso nella giuria con garbo e rispetto. Noi ci siamo trovati benissimo con lei, spero che sia stata la stessa cosa. Grazie anche io con voi.
Dopo il termine stabilito dal bando per la presentazione dei saggi, io li controllo per verificare se sono state rispettate le norme concorsuali e invio ai componenti della giuria gli elaborati presentati. Noi componenti, perché ne faccio parte anch'io, ci incontriamo per stabilire i vincitori, ma prima della riunione evitiamo di confrontarci, proprio per non influenzarci a vicenda. Vi posso assicurare che quest'anno c'è stata unanimità sin dall'inizio. Una situazione veramente bella ed appagante. Naturalmente la Prologo ringrazia tutti i partecipanti che si sono impegnati per presentare i loro saggi inediti. Tutti i lavori meritavano di essere premiati, ma un concorso prevede dei vincitori e bisogna fare una scelta. Do la parola alla Presidente della Giuria, l'Avvocato Carola Di Tarsia di Belmonte. Signore e signori, entro nel merito del premio. Il premio letterario, come abbiamo sentito, Galeazzo Di Tarsia, quest'anno è alla sua 29ª edizione. Innanzitutto quindi il mio compiacimento e la mia soddisfazione, stati d'animo che sono di tutti noi, per il suo consolidarsi nel tempo, per la lusinghiera risposta che questo premio ottiene di quanti numerosi e qualificati hanno presentato saggi di eccellente livello. L'idea originaria dimostra di aver colto nel segno, in questo desiderio di cultura, intesa come cultura, come coscienza di sé. Basti pensare anche che il premio, sia esso di argomento letterario o storico, è abbinato costantemente alla musica, che è espressione di linguaggio universale. Musica che ascoltiamo in questa suggestiva e raccolta piazza e, permettetemi di dire, davanti a un mare stupendo dall'acqua cristallina. Oggi ho fatto un bagno stupendo. Questo va detto. Non è poco. E con il tema di quest'anno, Nicola Misasi tra meridionalismo e verismo, abbiamo voluto richiamare, come è stato detto, l'attenzione su uno scrittore che ha onorato la nostra terra, permettetemi di dire la nostra terra, anche se noi non viviamo più qui dal 1600, ma abbiamo sempre delle radici qui. E sentiamo molto e che mio padre sentiva moltissimo e che quindi ci ha trasmesso. E quindi posso dire uno scrittore che ha onorato la nostra terra, anche terra non solo come regione Calabria ma come Italia, che con la sua opera narrativa si ispira sempre a temi e motivi di argomento calabrese e soprattutto con una costante attenzione alle tradizioni di quella terra e alle passioni della sua gente. Evviva quindi! Perciò dico evviva a tutti i partecipanti al concorso che con i loro studi, che ho letto con attenzione, con ammirazione, con interesse, ci hanno riportato davanti agli occhi un uomo, degli uomini, una vita, delle vite e un'intera epoca, l'epoca che questo autore dipinge con i suoi scritti. La storia della Calabria è ricca e pregevole e questi saggi e questi studi ne sono una testimonianza. Leggo ora le motivazioni dei premi che abbiamo ritenuto di dover conferire e poi passiamo quindi alle attribuzioni di questi. Terzo premio a Franco Michele Greco, che ha svolto un ottimo saggio, cioè, è presente?
Buonasera. Il terzo premio quindi a Franco Michele Greco, che ha svolto un ottimo saggio con puntuali e appropriate considerazioni. Efficaci le valutazioni critiche che si leggono nel saggio. L'autore sviluppa il tema con un completo esame della verità storica dell'epoca, degli eventi sociali e letterari del periodo esaminato. Lo svolgimento del tema è lodevolmente curato. L'autore si fa leggere con amabilità e interesse, soprattutto nel paragrafo analitico e approfondito intitolato Riscoprire Misasi. Per l'autore, Nicola Misasi è un verista e meridionalista convinto. Interessante il riferimento al pane bianco che si somministra agli ammalati, come se solo perché spacciati avessero diritto a un pane bianco e morbido e rosolato nella crosta, a differenza di quello di tutti i giorni, di lupini, di orzo, di castagne, che scortica la bocca. Per l'autore, Nicola Misasi incarna una letteratura artigianale di altissimo livello. Leggendo i suoi scritti, si ha l'impressione che il bosco produce il brigante e poi che dal brigante esplode l'emigrante. Espressioni molto calzanti e avvincenti che contribuiscono a rendere piacevole la lettura del saggio. E sempre in Nicola Misasi, secondo l'autore, lo Stato strappa i figli alla terra, quei figli che la sera si radunano accanto al focolare, luogo di riunione della famiglia della Sila e della Calabria. E ancora, e non meno importante, l'autore esamina doviziosamente la questione agraria e le delusioni post-risorgimentali di tutto il Mezzogiorno. Per questo il terzo premio. Buonasera a tutti, ringrazio la commissione giudicatrice di questo premio prestigiosissimo che ha voluto tributare questo terzo premio, questo terzo premio è giusto. E il fatto che ho partecipato a questo premio letterario è legato al fatto che io sono del paese di Nicola Misasi, sono di Pignano che è vicinissimo a Paterno Calabro. Mia nonna era di Paterno Calabro. E Maurizio, il paese è Paterno, però Maurizio Misasi prima ha detto una cosa giustissima. Nelle opere, nella tematica di Nicola Misasi, viene sempre fuori questa zia nicolana. Ora, mi dovete scusare questa digressione, cioè la mia zia, che andavo sempre a trovare a Paterno, zia Rosina, si chiama, durante l'infanzia, mi raccontava di questa famiglia, di questi Misasi, e faceva riferimento proprio a questa grande personalità che era Nicola Misasi, nonno del padre del clinico, dell'ortopedico di Mario, una famiglia prestigiosissima a Paterno. E mia zia mi raccontava delle storie, mi ha stimolato un po' Maurizio, perché lui è un artista, io non lo sono, però io ho metabolizzato, ho interiorizzato quelle storie che mia zia mi raccontava. Ebbene, voglio fare omaggio, perché c'è una grande opera di Nicola Misasi, che è La mente e il cuore di San Francesco di Paola, perché noi a Paterno abbiamo il secondo convento dopo Paola. Però c'è da dire questo, che San Francesco da Paola amava moltissimo Paterno, e ogni volta che partiva per andare a fondare una nuova fondazione, un nuovo convento, per esempio a Milazzo, in altri posti, lui partiva sempre da Paterno. E voi, se vi recate a Paterno, penso che molti di voi ci saranno stati, ci sono le stesse cose che ci sono a Paola. Quindi c'è il Maricello, ci sono tantissime cose che richiamano alla mente, ecco, la mente e il cuore di Francesco da Paola.
lui non usa il santo, perché forse, non lo so, perché era più laico, poi è stato sempre controversa la storia di Nicola Misasi. Lui non è stato mai un alunno attento, un alunno, è stato, come si definiva lui, era indisciplinato. Ecco, vedete il nipote che ho ascoltato prima e mi sono un pochettino rifatto come se avessi visto quella personalità. Ora, io vi vorrei proprio citare un pezzo che mia zia mi diceva da ricollegare con, e faceva così: San Francesco, San Francesco, cavaliere di Gesù Cristo, isti all'orto a seminare, rose iurice chiantasti, per la tua santità, per la tua divinità, famma grazia per carità. Questa non la riporta Nicola Misasi, però la riporta benissimo la tradizione orale di Paterno. La recitazione merita un applauso. Vi ringrazio. Ci voleva anche un sottofondo musicale, se era possibile. Il chitarrista ce l'abbiamo. E un'altra cosa che diceva sempre, che era collegata, scusami Maurizio, ti... No, perché ti do una notizia. Sì. No, prego, finisci, che ti do una notizia paternese. Visto che ormai l'ora è tarda, e io andavo a letto con mia zia, era bambino ovviamente, e mi diceva sempre così: io me curco e m'addormiscio, l'anima mia dugna Gesù Cristo. Gesù Cristo non ha permesso che ne porta in paradiso. In paradiso c'ha belle cose, chi ne ce va se c'è riposo. All'inverno c'è mala gente, chi ne ci va se ci ripente. E chi adesso ripentire, chi ne ci va un po' d'escire, ma c'è chiuso con 7 chiavi e chi ne ci va un po' d'escire chiuso. Queste sono tutte storie che ho indolizzato, metabolizzato proprio grazie alla zia che mi raccontava di Nicola Misasi. Vedete un pochettino, come gli incroci della storia, della storia familiare. Io ho definito nello scritto, ho parlato di Nicola Misasi come verista. Come verista perché i Malavoglia, Giovanni Verga, avevano il mare, avevano i pescatori. Noi a Paterna avevamo che cosa? Avevamo i contadini sfruttati dai padroni del tempo. Io mi ricordo che mia zia diceva sempre: no, dice, al padrone dobbiamo dare obbedienza, perché dobbiamo chiamarlo come servo vostro, all'obbedienza, padrone mio. Queste erano le locuzioni che il contadino ci si rivolgeva al padrone di turno, ed non era una cosa bella. Nicola Misasi ha cercato di elevare il popolo. Vedete, io sto parlando di un periodo storico in cui l'80% della popolazione era analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere. Per andarsi a pagare la pensione, mia zia doveva chiamare due testimoni che dovevano assicurare che era lei la persona che si presentava a prendere la pensione. Quindi vedete un po' in che condizioni viveva la Calabria. Voi avete parlato di terra, però questa è una terra che ci sfugge tra le mani, se noi non fermiamo. A distanza di tanti anni, se noi non fermiamo le cose che non vanno in questa terra, ci sono tante cose che non vanno, noi dobbiamo rimboccarci le maniche, e grazie a Dio stasera abbiamo passato una bellissima serata. Io vi ringrazio di cuore, è stato molto piacevole stare, ho ascoltato tutti quanti con molta attenzione, autorevoli relazioni veramente, e speriamo che la Calabria si possa risollevare, che non sia soltanto, come diceva Nicola Misasi, uno spasciume pendolo, perché lui si ricollegava a Giustino Fortunati e ai grandi meridionalisti del tempo. Scusatemi se ho fatto un po' di digressione. Ma volevo dire una cosa all'amico di Paterno, scusatemi se prendo la parola, non voglio. Vabbè, però tua mamma è di Paterno. Mia nonna. Tua nonna, è sufficiente. Per salvarsi. C'è un miracolo che San Francesco di Paola fa nella casa Misasi di Paterno. Questa è una cosa molto bella. E mi fa piacere condividere con voi, perché questo ha generato una tradizione che è una delle tradizioni continuative più antiche della nostra terra, che si chiama la Camera di San Francesco. Cioè, essendo avvenuto il miracolo nella casa, ed essendoci noi già a Paterno spostati dal palazzo più antico, quello medievale, a quello cinquecentesco per ragioni dovute a un terremoto, non potendo più chiamare la stanza del miracolo, l'abbiamo chiamata, vabbè, in cosentino, a Camera di San Francesco. Ma questa cosa noi la portiamo come un'arca di memoria ovunque. Se voi mi venite a trovare nella casa che noi abbiamo, per esempio nel centro storico di Cosenza, abbastanza vicino al palazzo di Venezia di Tarsia, davanti a Piazza Duomo, c'è la Camera di San Francesco. Se venite nella casa che abbiamo, nostra di famiglia antica, nell'Alto Lazio, c'è la Camera di San Francesco, cioè come un'arca, e questo nasce da Paterno. E questo però
deve rincuorarci, perché i calabresi sono capaci di conservare la memoria. Non dobbiamo solo risollevarci, basta prendere coscienza. Scusatemi, non volevo invadere il campo altrui, perché ci sono quelli, però era una cosa bella da condividere. Grazie. Secondo premio a Isabella Licopoli, che ha svolto il tema in modo esauriente. Ciao Isabella, buonasera. Una giovanissima partecipante. Quindi il secondo premio a Isabella Licopoli, che ha svolto il tema in modo esauriente e completo, con perfetta strutturazione del saggio, dimostrando linearità e maturità di pensiero, con lodevole precisazione linguistica. Il saggio, dopo l'introduzione, si divide in tre paragrafi. L'autrice, in particolare, nel secondo paragrafo, pone in luce l'interessante panorama letterario europeo dell'epoca di Nicola Misasi, con calzanti riferimenti, in particolare, alla letteratura francese, fra cui evidenzia Madame Bovary di Flaubert, Émile Zola, come rappresentante del naturalismo, con la sua opera L'Assommoir, e l'autrice paragona a Senza dimani di Misasi, in cui le due protagoniste, Gervasia di Zola e Bianca di Misasi, non possono sottrarsi al loro rovinoso destino già stabilito. Nel terzo paragrafo l'autrice si sofferma sull'analisi delle opere Senza dimani e In magna sila, al fine di un approfondimento del meridionalismo dell'Ottocento. Senza dimani è un tuffo nel periodo francese in Calabria, quando i Borboni fuggono e si diffonde il brigantaggio. L'amore impossibile fra Ettore di Serralta e Bianca viene paragonato ancora all'autrice a Emma di Flaubert, anch'essa imprigionato in un matrimonio senza amore. In magna sila, secondo l'autrice, opera non solo verista ma vera, si analizza Francesco il Mendico, Vallone di Rovito e Leggenda Montanara, con ottima valutazione personale e apprezzabile senso critico. Completa ed esauriente la bibliografia e le note. Buonasera a tutti, ci tenevo a ringraziare veramente tutti per aver valutato positivamente il mio lavoro. Sono molto emozionata e orgogliosa di riceverlo. Era da anni che volevo partecipare, sin dai tempi dell'università, ma per altri motivi, insomma impegni universitari, era impossibile conciliare tutto. E quest'anno invece ho deciso di approfondire, mi è piaciuto tantissimo il tema, quindi complimenti anche a chi l'ha scelto, perché è veramente interessante, un autore meraviglioso, davvero sono contenta di averlo approfondito, di averlo anzi anche scoperto, e ovviamente tra i miei obiettivi rientra anche quello di farlo scoprire alle nuove generazioni a scuola, e anzi avevo già iniziato comunque a farlo già da quest'anno, e anzi ha anche sortito anche molto interesse nei miei alunni, che mi vedevano comunque ogni tanto portare dei libri, perché li leggevo nelle ore vuote praticamente, e mi chiedevano che cosa fosse, anzi hanno anche tifato tanto per me, quindi comunicherò che ho vinto uno dei premi. E niente, quindi grazie anche per la presentazione, ha toccato tutti i punti importanti, e niente, grazie ancora a tutti. Allora eccoci al primo premio.
primo premio che la giuria in questa 29esima edizione del premio letterario Galeazzo di Tarsia, barone di Belmonte, ha ritenuto di dover attribuire va ad Alfonso Barone. Il suo saggio è eccellente, aderente al tema nel rispetto del bando e contenuto nei limiti previsti, equilibrato e completo nell'esposizione, gradevole pur anche nella veste tipografica. Il lavoro inizia con una introduzione ed è diviso in tre capitoli. Nella pregevole introduzione si evidenzia con grande interesse la particola del battesimo di Nicola Filippo Misasi del 27 maggio 1850. Un attimo interessantissimo. Il suo contatto epistolare con Gabriele D'Annunzio, il suo spiccato senso di patria che trasmise ai giovani alunni del liceo Telesio di Cosenza, nel discorso che fece nella giornata di inaugurazione della bandiera italiana nel 1896, e infine vi è il pregevole riferimento a San Francesco di Paola, come simbolo per eccellenza della carità umana e consigliere al tempo stesso di Luigi XI. Il saggio è interessante e particolare. Approfondisce e ricerca la vita di Nicola Misasi a Cosenza, nella sua classe sociale, borghese, come insegnante, come invitato alle feste a cui partecipò nel periodo della Belle Époque. Interessante anche il riferimento al discorso del figlio di Nicola Misasi, Mario, in occasione di un'intervista pubblicata il 30 giugno 1968 sul quotidiano La Calabria. L'autore pone in luce come Nicola Misasi mirò nei suoi scritti a fare conoscere la Calabria vera, della quale molti abitanti non godevano dei diritti della Civitas cristiana, e come sia anche verista, perché nei suoi scritti rappresenta un documento umano, ha interesse per la comunità e usa il dialetto puro. Equilibrio nell'esposizione, scorrevolezza delle parole, efficacia delle frasi rendono ammirevole il saggio, integrato da ottime note che completano il testo senza appesantirlo. Grazie. Grazie. Mi metto lì per ragioni logistiche e poi capirete il perché. Buonasera a tutti, ringrazio la giuria per avermi premiato, sono veramente orgoglioso, emozionato, si sente dalla voce, per questo premio che è ambitissimo. Ringrazio la Presidenza, l'amministrazione comunale per organizzare costantemente ogni anno il premio Galeazzo di Tarsia, siamo già alla 29esima edizione, quindi lo pongono tranquillamente tra i premi più ambiti del panorama culturale calabrese, direi anche meridionale. Come mi sono avvicinato a zio Nicola Misasi? In maniera del tutto casuale, come abbiamo parlato prima. Io, insieme a mia moglie, abbiamo a casa una collezione di stampe antiche, di incisioni calabrese, oltre 700 pezzi, che coprono quasi 400 anni di tempo, un arco di tempo incredibile, partono dal 1538 fino all'800. Questa collezione l'abbiamo divisa in alcune sezioni, una di queste era personaggi famosi, comodità nostra chiaramente, e donne e uomini illustri di Calabria. Ultimamente abbiamo fatto dei piccoli acquisti con mia moglie sul mercato antiquario, tra i quali è capitato un ritrattino di Nicola Misasi. Avendo poi saputo che l'argomento del premio Galeazzo di Tarsia era proprio Nicola Misasi, ho detto approfondiamo l'argomento. Mi è stato tutto facilitato perché gran parte, l'80% delle foto e delle fonti che lei ha citato, le ho trovate a casa. Abbiamo una biblioteca di quasi 10.000 volumi, con testi dal 500, dal 600, tra cui molti testi di Nicola Misasi e anche quel famoso discorso che ha pronunciato, che ho portato qui in edizione originale del 1896, un discorso
dalle tinte fortemente patriottiche, un'esortazione ai giovani all'unità nazionale, al senso di patria. Ma non mi sono limitato solo a questo, ho la fortuna di avere a casa una grande quantità di giornali dell'Ottocento fino alla metà del 1950, accumulati da me, acquistati sul mercato antiquario, ma anche da chi mi ha preceduto. E lì invece mi stavo incartando tra le carte. E sui quotidiani ho provato a vedere come veniva giudicato Nicola Misasi nel panorama cosentino soprattutto. Ebbene, lì ho fatto la scoperta dell'amicizia che aveva con Gabriele D'Annunzio, che lo ringrazio pubblicamente perché soltanto per aver detto che essere amico di Nicola Misasi gli sono venuti 15 voti in occasione delle elezioni, una fortuna. E poi un altro fatto curioso è quando è arrivato a Cosenza nel 1887 quale professore di lettere nel liceo Telesio. Questo suo arrivo ha risvegliato un fermento culturale nella cittadina che non si vedeva da tempo a Cosenza. E poi la curiosità mia è stata quella di scoprire la sua presenza al matrimonio tra i genitori di Giacomo Mancini, tra Pietro Mancini e Giuseppina De Matera, celebrato al Palazzo De Matera nella cappellina privata. E lui partecipò e portò in dono un orologio da viaggio. E poi la cosa che più mi ha inorgoglito è l'aver rintracciato l'atto di battesimo. Credo che sia stato pubblicato questa volta, per la prima volta sia stato pubblicato. E già da lì, nell'atto di battesimo, a parte che c'è un piccolo errore nel cognome, che vengono detti Misasci anziché Misasi, c'è l'indicazione del padrino, che è sintomatica di come la famiglia veniva considerata all'interno della società cosentina. Il padrino è Michele Grisolia, che è un appartenente all'elite altoborghese cosentina, con enormi interessi economici a Cosenza e con estesi latifondi nella Sila, quella Sila che Nicola Misasi ha utilizzato come teatro per i suoi racconti. La Sila che Nicola Misasi dice che ha dato origine, ha generato il Brigante, che poi il Signore e il Malgoverno insieme hanno provveduto ad educare. E per quanto riguarda i costumi popolari, che Nicola Misasi descrive molto bene all'interno delle sue opere, mi sono avvalso di un'altra piccola sezione della collezione che abbiamo, che riguarda le foto e le cartoline sui costumi popolari calabresi. Coprono circa 100 anni di tempo, dalla seconda metà dell'Ottocento, dal 1865 al 1870, ebbene da quelle foto, quei visi che emergono da quelle foto, sono proprio i visi di Nicola Misasi, i bruciati dal sole, stanchi dalla fatica, le mani callose, e nel contempo anche quei bellissimi costumi popolari delle donne calabrese fieramente portati dalle donne stesse. E poi, giusto per chiudere, perché mi rendo conto che è tardi per non appesantire, vorrei soltanto dire come si compone il resto della collezione, perché è una collezione, ci tengo a dire, una collezione abbastanza importante. Sono questi 700 pezzi, la collocano fra il terzo o quarto posto nella regione e al primo posto nella provincia di Cosenza. C'è una parte cartografica, i miei amici la conoscono bene, il presidente Rodighiero, Antonello Savaglio, vengono spesso a trovarmi, quindi sanno bene di quello che... ed è la parte cartografica è praticamente parte dal 1538 con cartine calabresi, specialmente calabresi, e del Regno di Napoli. Poi c'è una sezione che riguarda le incisioni, gli acquerelli sui costumi popolari calabresi, un'altra sezione riguarda i santi e i beati, San Francesco, Sant'Umilio del Bisignano, Sant'Angelo, San Nicola Saggio, e un'ultima sezione è quella che riguarda i paesaggi e vedute. E io ho pensato di fare cosa gradita portandovi qui in visione una veduta di Belmonte del 1784, dell'anno dopo, fatta esattamente l'anno dopo il terremoto del 1783, da quella commissione che il governo borbonico inviò proprio in Calabria per la valutazione dei danni del terremoto. Fu incisa e disegnata da Pompeo Schiantarelli, Ignazio Stile e Antonio Zaballi, e credo che riprenda esattamente questo posto. Io adesso la prendo e ve la sottopongo, sperando di fare cosa gradita. Vi ringrazio se mi sono dilungato.
Sì, sì. È sulla storia di Belmonte di Gabriele Turchi, è riportata proprio questa. Sì, sì, l'ha presa. Sì, sì, sì. Questo è originale. Sì. Sì, in realtà noi ci troviamo nella piazza dedicata al poeta e dall'altra parte ci sono i ruderi del castello, perché ormai del castello è rimasto, sì, sono tre merli che sono oltre questa costruzione e delle mura che sono rimaste dietro, quindi quello era il castello. Bellissima, grazie, veramente una bellissima sorpresa. Allora, io ringrazio tutti i partecipanti e saluto le associazioni presenti. Non l'abbiamo fatto all'inizio perché abbiamo fatto un altro come dire, un'altra tipologia di inizio. Ringrazio la mia amica Marisa Passaniti, presidente dell'associazione Alfonso Rendano di Carolei. Ringrazio Rosa Maria De Lorenzo, presidente dell'associazione Mateseo. Ringrazio il presidente del GAL Savuto, Franco Falsetti, componente del GAL, tra l'altro anche Antonello Grossolavalle ne fa parte. E ringrazio Linda Soriano, oltre che come socia e componente della giuria, come presidente del Rotary Club di Amantea. Qualcuno diceva prima che ci sono altri componenti del Rotary, ecco, Francesco diceva ci sono altri componenti del Rotary. Sì, questa è una piacevole serata perché io sono rotariana, mio fratello anche tu, c'è un nostro amico romano, Domenico Marini Dettina, socio del Rotary Roma Nord, che ho invitato a questo premio letterario. Oggi ha visitato il santuario di San Francesco da Paola ed è un estimatore di San Francesco da Paola, del santuario e della Calabria. E quindi è molto piacevole questa ritrovarsi questa occasione in questo ambito. Chiedo scusa, noto il silenzio di Maurizio Lodighieri, ma lui non dice che Lions. Beh, ne abbiamo un altro anche qui. Siamo Lions. Io penso che l'associazionismo è una cosa positiva in assoluto. Quindi. È vero, è vero. Allora, naturalmente ringraziamo tutti i presenti per la vostra gradita presenza e salutiamo tutti i soci, anche se ci sono soci delle Proloco dei paesi vicini. Ora io non so se c'è qualche altro presidente di associazione che i ragazzi non hanno scritto, comunque ringraziamo tutti i presenti, veramente ci avete onorato della vostra presenza. Un grazie da parte mia anche a tutti i soci della Proloco, soprattutto ai soci giovani che sono entrati nella Proloco negli ultimi anni, perché si stanno impegnando, sono il nostro punto di forza e saranno il nostro futuro. Poi un ringraziamento dovuto a Marco Marchese e ad Antonio Abruzzese, che è andato via di Liberi TV. Grazie, veramente siete grandi. Grazie a Franco, il nostro socio, che fa delle bellissime foto, le foto che sono pubblicate sulla pagina Facebook ma anche su Instagram della Proloco sono tutte opera sua. Fra l'altro lui non si limita a fare foto a Belmonte, ma un po' anche nei paesi vicini, quindi veramente lui ha un dono particolare, riesce a fare delle foto bellissime. E poi voglio ringraziare anche il nuovo ragazzo del servizio civile, quel ragazzo che ha preso servizio il 27, in realtà erano due,
solo forse è andato via, mi sa, perché è molto tardi, quindi chiaramente. Allora, uno dei due purtroppo non stava bene, quindi non è stato presente, Pietro Signorelli lo voglio ringraziare, come voglio ringraziare i due volontari che hanno terminato il loro percorso il 19 di luglio, perché sono una risorsa per le Proloco. Fra l'altro il presidente Capellupo è il responsabile del servizio civile regionale e sappiamo tutti che grande risorsa che sono per noi i volontari del servizio civile, ma nello stesso tempo le Proloco sono una risorsa per questi giovani che comunque passano un anno del loro tempo insieme ai soci, imparano la vita associativa, perché molto spesso sono ragazzi molto giovani. Pensate, quest'anno hanno preso servizio presso la sede accreditata della Proloco due ragazzi di 20 anni. Io quando li ho visti sono rimasta un po' così, perché sono giovanissimi, però sicuramente sapranno dare un grosso contributo a tutti noi, e noi speriamo di riuscire a dare a loro una formazione e delle esperienze che saranno valide per il futuro. È giunto il momento di salutarci. Daniele ci delizierà con l'ultimo degli interventi. Grazie, veramente sei stato grande. Grazie. Sì, certo. Posso aggiungere una cosa sul GAL? Cioè, veramente in modo sintetico, salutando ovviamente il presidente del GAL STS Saputo Tirreno Serre Cosentini, l'ingegnere Provenzano e il consigliere Falsetti, il GAL sta facendo veramente una grande opera legata ai processi in agricoltura, quindi finanziamenti in agricoltura, considerando la tradizione e l'innovazione, ma anche il supporto per interventi che possono dare, ecco, un'utilità pubblica agli enti locali, ai comuni. Quindi questo ci tenevo, perché il GAL STS è sicuramente uno dei GAL più virtuosi e uno dei GAL anche che sta a contatto con il territorio, facendo azioni di animazione e promozione di tutte le misure che sono sicuramente un incentivo anche per i giovani a fare attività in agricoltura. Chiedo scusa, non so se c'è Morelli Martina Maria, che mi aveva inviato un messaggio, mi aveva scritto che sarebbe arrivato uno delle partecipanti, così le facciamo ritirare l'attestato di partecipazione. No. Porto Rosa, neanche, va bene, gli altri sono certo che non ci sono. Buon ascolto e alla prossima edizione del premio. Un'ultima cosa che volevo dire: sul tavolo vicino al tesoriere troverete il programma delle manifestazioni che si svolgeranno a Belmonte, quindi se qualcuno vuole approfittare per avere un quadro degli appuntamenti, dei prossimi appuntamenti, può farlo. Grazie Giovanna. Grazie a tutti. Bene, direi di chiudere con un brano allegro, ironico, e a proposito appunto di calabresità. Mi è stato commissionato nell'ultimo anno, proprio dalla Curci Edizione, una raccolta di 20 brani popolari italiani, perché nei conservatori si studia, diciamo, ci sono molti autori, soprattutto dell'Ottocento, che hanno ripreso le musiche popolari per farne dei brani da concerto per chitarra. Però c'è pochissimo materiale sui temi italiani, cioè sono quelli catalani, quelli uruguayani, spagnoli, tantissimi, ma c'è pochissimo materiale sui temi italiani popolari. Allora questo grosso editore mi ha commissionato questo lavoro, che ha preso un anno
più di un anno di tempo anche per la ricerca, per il tipo di lavoro, anche per rendere queste melodie concertistiche per chitarristi, ecco, in un certo senso. Insomma, sono felice di aver messo in questa raccolta ben due brani calabresi, quindi verranno eseguiti in tutto il mondo, e sono contento di questo perché sono orgoglioso di essere calabrese, anche se non vivo stabilmente in Calabria. E il brano che vi eseguirò ho scoperto essere una melodia in realtà comune un po' a tutta l'Italia e soprattutto nel sud Italia ha lo stesso soggetto, che è Uciuccio. E come dicevo prima, la funzione della musica tradizionale è molto più importante dell'aspetto semantico, perché è un canto veramente di vissuto, di lavoro, di espiazione. Cioè spesso il canto è un mezzo per alleggerire le fatiche, per quasi autocurarsi. E in tantissime zone d'Italia, per esempio le Mondine in Piemonte, hanno generato tantissime melodie fantastiche. E questa è la mia versione del Ciuccio. Io scusa, un doveroso omaggio a Otello Probacci, è vero, facciamo la